Bene ragazzi, Pirone, bentornati in questo nuovo video. Siamo tornati con il FIFA Obiettivi. Siamo nel quinto gruppone, secondo episodio. Ci stiamo avvicinando ormai al giro di boa di questa stagione. Cercheremo come sempre oggi di pompare il più possibile tutti gli obiettivi in vista poi del gran finale di questo gruppone settimana prossima. Partiamo subito quindi con la sigla. Ok signori, siamo pronti a continuare. Questo gruppone è incominciato alla grande settimana scorsa. Mi raccomando, come sempre, un bel mi piace di supporto. Raggiungiamo i 30.000 like, mi fate veramente contento, perché comunque è una bella fatica portare avanti sia la VL sia il FIFA Obiettivi ogni settimana. Sto facendo del mio meglio. Vi ricordo la squadra che stiamo usando, che è questa qua, che ha dentro delle belle bestioline, tra cui Eusebio, Vinicius, Williams. Andiamo tra l'altro a rivedere gli obiettivi come li abbiamo lasciati. Abbiamo fatto 4 gol con Eusebio, che è buono, siamo in media tranquillamente. Un solo gol partendo da metà campo, dato che quest'anno è molto più difficile farli. Però anche i premi saranno proporzionati, saranno molto importanti quei premi lì anche in vista dei tots. 2 gol dopo un cross in Rabona, che è molto buono. E ben 2 gol in pallonetto fatti tutti quanti nell'ultima partita dell'ultimo episodio. Abbiamo vinto tutte e tre le partite settimana scorsa e abbiamo fatto un obiettivo con Maximin, che vi ricordo, dato che l'ho visto nei commenti scritto e chiesto da molti di voi, deve segnare uno degli altri gol particolari, eccetto i gol di Eusebio, che cioè nel senso sono a parte. Però deve fare lui un gol in pallonetto, un gol dopo un cross in Rabona, nel senso che deve segnare lui dopo che qualcun altro ha fatto il cross in Rabona, o lui deve fare un gol partendo da metà campo. Il resto lo conoscete, non perdiamo altro tempo dentro con le tre partite di oggi, sperando come sempre di fare del nostro meglio. Buona visione. Partiamo con la prima partita di oggi, Premier. C'è forse una sfida in atto, non lo so. Sulla carta semplice, però poi bisogna vedere quanto sono incattiviti gli avversari. Non si sa mai che cazzo può succedere. Forza e coraggio, signori. Tanto cazzo, ho giocato fuori casa, non sono abituato ad avere sto stadio qua. Che cazzo? Cosa? Non vedo giocatori miei dove c'è l'ombra lì in alto. Dai, vai Pereira, con la tua velocità disarmante. Bravo Vinicius. Cross in Rabona subito. Non è vero. Non è vero. Non è possibile, ragazzi. Da dove ha colpito di testa? 5 fottuti minuti. Regà, vi giuro no. No, vi giuro no, è la prima azione che faccio. No, ok raga. Grandi così, bravi. Carta 88, if speciale, come cazzo vogliamo chiamarla. Credibile. Vinicius, proprio lui. Vinicius! No, vabbè, raga. È qui. Qui, me lo porto a casa tutta la vita sto gol, sti 2 gol. Che devo dirgli? Ok, ciao. Bella. Che cazzo è successo? Non si conta la vittoria, si conta il gol dopo il cross in Rabona, ha pitato dopo 10 minuti. E sapete le regole come sono, ma 10 minuti cosa abbiamo fatto? Ma perché? Ripartiamo raga, ripartiamo. Ripartiamo quindi con la prima partita. Ok, questa è già una squadra molto più aggressiva, molto più incattivita sulla carta. Quel Viglia di davanti l'ultima volta ci ha fatto tanto male. Ci portiamo a casa però un gol dopo un cross in Rabona, facile facile, così bella la prima azione di oggi. Bravo Vinicius. Rigore. È troppo veloce. Cioè Vinicius è troppo veloce. Fermatelo. Attiriamo con Eusebio. Lo sbaglieremo? Lo segneremo? Lo sbaglieremo! Te pareva, porco due, guarda Eusebione. Eusebione. Oddio. Eusebione! Palo! Era un gol della Madonna da metà campo tirando una legna, palo. Ripartiamo, fortunati devo dire. Eh no, eh, il rigore è sbagliato, il palo qua, sento puzza, sento gran puzza.
Ho per caso detto che sento puzza, raga. David Villa, sempre lui. I mortacci sua. Pensa a te, dai. Guarda, mi tocca andare a recuperare il punteggio perché non mi piace così la situa. Vai Eusebio. Non, le reti sono solide sta partita, raga, o sbaglio? Anche il suo gol. 1-1, Eusebio, quinto gol. Pareggiamo. Dai, dopo due... Ma va, la rete non esiste in sta partita, ragazzi, è solida. È statica, dai. Bello FIFA, ogni giorno ne inventiamo una nuova. Inizia a darmi la palla, che non mi stai simpatico, a fare queste cose. Bravo Eusebione. Bravo Eusebione. Oddio. No, porca puttana Eva, c'era il gol da metà campo, c'era. Mannaggia. Crossi in Rabona. E c'è. Ragazzi, stiamo volando. Felipe, stiamo volando. Due gol in cross in Rabona, facili facili. Cross in Rabona, dentro così. Due tentativi, ho fatto due, sono entrati. Impossibile. Di una bellezza estetica incredibile oggi. Siamo partiti belli. Devo fare gol da metà campo però, porco cane. Quelli sono più complicati. Qua Massimino lo facciamo entrare subito, raga. Vai Ibrahimovic! Sembrava Ibra contro l'Inghilterra. Non mollare. Porco cane la parata, raga. In Rabona e Bale. Traver... Non è vero, l'avevamo finiti, raga. Cioè, cos'è? 94... If ne abbiamo... Madre mia, la traversa ci ha fermato la gioia, ma però se in Rabona li finiamo. Fine primo tempo, sbagliato anche un rigore, preso un palo, una traversa. Il 2-1 non è che mi metta tanto in tranquillità, quello è da dire. Prova il pallonetto in Rabona, è impazzito. Vorrei provarlo di nuovo un pallonetto in Rabona, sono sempre troppo belli da fare. Che faccio da lì? Tutto sommato, se anche finisse così, a me va bene per quello che abbiamo fatto. Oh, oh, che è che non corriamo? Bravo Alisson. Oh, Felipe, ma che c'hai? La carrozza dietro. Inaki, anche tu, dai. Mi hai fatto quel colpo di testa di prima che era Oh, no, mi ha spostato pure il portiere, tira la dritta. Come era volato attraverso tutti. Eusebione. Eusebio, mi sposta il portiere, sto bastardo di merda. Sto bastardo di merda, era gol da metà campo con Eusebio, bastardo. In extra beat pure. Ultimo tentativo, se corriamo dritti per dritti con Vinicius. Me l'ha tirata fuori! Me l'ha tirata fuori! Come hai fatto? Me l'ha comunque spostato il portiere, sto merda. No, raga, puttana ladra, puttana. Quante belle occasioni, che partita che è stata questa. Potevamo fare un botto di roba in più. 18 tiri li ho fatto. Oh, non ha visto la palla. 2-1, 18 tiri, 2-1. Ce ne andiamo a casa con un altro gol in cross in Rabona. Siamo a 4-5 e il quinto gol di Eusebio. Benissimo, siamo messi benissimo. Mi tira il culo che potevamo fare di più, però va bene. Seconda partita di oggi. Anche lui la Premier. Ce li dobbiamo subire sta settimana. Che cazzo è? Troviamo una FUT Champions e una Premier così. Per adesso due grandi partite, un po' di rammarico. Voglio fare un gol da metà campo che li stiamo provando. Ne stiamo avendo anche di occasioni buone, ma non riusciamo a chiudere la rete. Vai Eusebio, cheat. Cheat! Devo tirare da 30 metri. Perché se più vado avanti, più non trovo modo di fan cazzo. Bella. Olè. Felipe. Dopo 5 minuti ancora. Continua signori, continua il nostro hero. È fatta. È fatta. Stup. Vinicius Rabona. Sempre lui a fare gli assist in Rabona. Vinicius. Felipe, due gol oggi. Abbiamo finito raga, 94 di overall di carta. Che vedevo di... Sono sorpreso perché
mai fatti con questa semplicità, questi obiettivi. 5. Ne abbiamo fatti 3 in una partita e mezzo. Ma come cazzo è possibile? Inaki da metà campo. No, era volato, raga. Lagga un po'. Va un po' a scatti sta partita. I don't understand very well. Chi è questo? È Rashford. Felipe è tanto bello quanto... Bravo Allison. Quanto lento, volevo dire. Eusebione. Occhio che se parte Felipe, tanto bello quanto lento. Rashford. Qualsiasi versione sia è più veloce di Felipe. E poi per la paura di non fargliene troppi, capita che appena ne prendiamo uno poi siamo lì a rischio. Solita storia. Vabbè, fine primo tempo, raga. Dai, Massimino, e facci qualcosa, Massi. Gol da metà campo che ci servono, ne mancano ancora 3. Vai, Vini. Vai, Vini. È buona. È buona. La para. No, non deve entrare. Gol da metà campo, belli tutti, ma non devono entrare sul finale. Vai Massimi, tirami un'acceleratina di quelle che soltanto tu sai fare. Tiramela Massimino. 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 Vaffanculo, quitta. Sì Massimino. Gol da metà campo. E dai, non quitta? Non quitta? Attenzione. Dritto per dritto, con che velocità me lo sta dicendo Massimino. Secondo obiettivo di Massimino, secondo gol partendo da metà campo. Oggi stiamo facendo piazza pulita, ragazzi. Non so cosa stia succedendo, è veramente incredibile. Ma mezzo spostato il portiere, se incrociavo sta palla l'avrebbe parata. Finalmente, ce lo meritavamo, cazzo. Bravi, bravi raga, bravi tutti. Eusebio, mi devi fare qualche golletto in più, eh. Ma non è vero che lo sta mettendo da parte Eusebio, semplicemente... ha fatto delle buone run parate, sbagliate. Quest'anno raga, giocando su Champions, si nota che riesce a giocare ancora meglio a livello quando devi andare cattivo. Pian pianino stiamo anche riprendendo bene con le skill, perché insomma non stiamo facendo schifo. Bella. Ragazzi, ha fatto il gol della vita! Ha fatto il gol della vita, Eusebio! Porco due! Madonna! Ma che devo fare? È finito! Quitta! Dai! Holy shit! Ha fatto il gol dell'anno! Se li è ciucciati via tutti! Gol da metà campo! Sesto gol di Eusebio! Ha fatto troppe robe! Troppe robe in troppo poco tempo! Ok. Ultima partita di oggi, raga. Ok. Ci sta. Avendo visto anche la fatica fatta settimana scorsa, 3 gol dopo un cross in rabona, 2 gol partendo da metà campo in 2 partite e 10 minuti, neanche in 2 partite tutto sommato. Vi ricordo che basta perderne una e ci ciucciamo la Prime Moments, in teoria. Cosa che comunque è un extra, ma da non sottovalutare. Gestiamo bene le forze, che settimana prossima io voglio chiudere tutto quanto. Perché, allora, da quanto tempo non capitava una situazione così positiva? Bale... penso sia la cosa più inutile del mondo, tranne quando ce l'avevo contro io, che mi apriva tutte le parti. O forse funziona ancora che devo insultare un po' i giocatori, vedi? Che comunque quando li critichi giocano sempre un po' meglio. Non ho fretta di fare altre cose particolari perché abbiamo strafatto oggi, in tutti i sensi. Giusto un golletto con Eusebio in più se vogliamo toglierci lo sfizio e la sicurezza di vincere la partita sarebbe buono. Arrivati in un punto in cui abbiamo fatto così tanti obiettivi, è più saggio al fine del gruppone andare sulla vittoria sicura senza rischiare come abbiamo fatto nelle partite precedenti e gestirci poi bene le partite che avremo anche settimana prossima. Oh, il mezzo al campo Vidal Pereira, vi dirò, belli lentissimi ma fanno bene il loro lavoro. Mamma, cosa mi sta parando. Poi alla fine nel recapone vi devo chiedere un quesito a voi. Lo sceglierete voi questa cosa che c'è in mente, devo capire. No, no, no. 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 No, limbombe. No. Ho visto già come cazzo è uscito male l'uomo lì che... Va bene. Ok. Sapevo io già. Ok, di
destro bay subito. A prenderla un po' alla leggera, poi la prendi le imbarcate che non devi prendere. Di destro con tre di piede debole all'incrocio dei pali, mi piace. Mai fatto un tiro così bello probabilmente lui, vai. Comunque rimane il fatto che questo qua è un episodio devastante. Cioè io vorrei un mi piace sulla fiducia, raga, al di fuori di tutto. Quando cazzo, cioè, palo. È anche di incoraggiamento in certi casi. Vai Eusebione. Uff, 1-1, ma adesso li tiro dentro l'accelerata, ragazzi. Fai ciò con la manina, va fra. Abbiamo pure scartato il portiere, Inaki Williams. Holy shit, mi sto divertendo un botto oggi, ragazzi. Quando parti bene le prime due partite, poi va tutto che è una meraviglia. Quando inizi a soffrire dall'inizio, diventa uno scoglio enorme da superare, che inizia ad avere la pressione del tempo, della fatica. Oggi è proprio divertente e bello giocare a FIFA. Non pensavo di poter mai dire una cosa del genere. Dopo che ho spaccato un pad nella scorsa VL. Bello un tiro, un gol. Strano, direi. Ah, che palle! Facciamo due calcoli. In teoria comunque fine primo tempo si conta la partita. Se poi contiamo che abbiamo giocato anche una prima parte iniziale oggi, dove tra l'altro abbiamo anche avuto un obiettivo in più, contiamo il fatto che abbiamo avuto anche dei supplementari nelle scorse partite, è inutile che ne gioco un'altra. Cioè veramente sarebbe sfruttare troppe partite e giocarne troppe. Dato che il campione ha deciso di quittare al 45esimo, la consideriamo una vittoria. I 45 minuti che rimangono sono quelli che abbiamo giocato in più tra i supplementari e i primi di oggi, quindi a livello di tempistica di partite giocate siamo puliti e andiamo a fare il recappone, perché dobbiamo vedere effettivamente che cazzo abbiamo fatto oggi. Allora signori, siamo arrivati alla fine di questo secondo episodio. Io, abbiamo fatto delle cose incredibili, degli obiettivi assurdi in così poco tempo. E vedendo quelli aggiornati abbiamo fatto 6 gol con Eusebio, che dovrà farne 4 nelle prossime 3 partite. Quindi non sottovalutiamolo, giochiamo un po' di più con lui perché deve segnare. Gol partendo da metà campo, 3 su 4. Ne abbiamo fatti 2 nella stessa partita, uno con Massimino, uno con Eusebio. Carta 90 garantita speciale. Gol dopo un cross in Rabone, ne abbiamo fatti 3 oggi. Carta 94 speciale, non avrò mai crediti per comprarmi tutti sti giocatori, però giusto così. Gol in pallonetto non ne abbiamo fatti oggi e occhio. Obiettivi con Maximin ne abbiamo fatti 2 su 3 e ora vi chiedo una cosa di conferma, perché secondo me è giusto fare così. Nel caso in cui dovessimo completare tutti gli altri obiettivi e mancasse soltanto un obiettivo con Maximin, l'obiettivo di Maximin sarà comunque fare uno degli altri, indipendentemente se gli altri devono ancora essere riempiti o meno. Quindi a prescindere Maximin dovrà ancora fare o un gol dopo un cross in Rabona, o un gol in pallonetto, o un gol partendo da metà campo, per chiudere quell'obiettivo lì. Ragazzi, è tutto aperto dopo, penso, 2 grupponi dove fatichiamo a finire tutto quanto, per non cannare niente settimana prossima. Potremmo vedere in lontananza questa Icon Prime Moments, o mal che vada puntiamo sicuramente all'Icon Prime. Mi raccomando, un bel mi piace ragazzi, 35.000 like dobbiamo raggiungerli, perché è stato veramente un episodio incredibile. Spero che vi siate divertiti. Ci vediamo in settimana con tanti altri video ragazzi, settimana prossima con l'ultimo episodio del gruppone. Darò in tutto, alla prossima. Bella.